possiamo bloccare anche la bocca di Bonifacio, saremo disposti a fare di tutto, perché questo è mare nostro, ce la dobbiamo riprendere. Decisi a sbarrare la strada alle petroliere e alle navi che attraversano le bocche di Bonifacio, i pescatori sardi sono pronti alla guerra. La loro trincea è il tratto di mare che segna il confine tra l'Italia e la Francia, una fetta di 30 miglia al centro di un accordo firmato a marzo dal governo italiano e da quello francese. L'intesa non è stata ancora ratificata dal nostro Parlamento, ma la Guardia Costiera francese ha già bloccato l'accesso alle acque in cui le marinerie sarde hanno sempre operato liberamente. Domenico Pangrani ci fa salire sul suo peschereccio. Partiamo dal porto di Santa Teresa Gallura e proviamo a raggiungere il confine, quello nuovo segnato nell'accordo di Coen firmato a marzo 2015. Questi sono i vecchi confini, le 12 miglia dalla costa francese. Ora il nuovo confine è questo. Così. E sale così, e qua non si può lavorare perché diventa tutto francese, tutte acque internazionali che non sono italiane, non sono francesi, sono di tutti. Hanno venduto le acque come Totò e Peppino vendevano a Fontana di Trevi agli americani. Siamo arrivati al limite di quello che dovrebbe essere il nuovo confine italo-francese. Il comandante di Sandokan oltre non può andare, rischieremo ora di essere richiamati dalla Guardia Costiera francese. Chiedo, qualche giorno fa a largo di questa costa voi vi siete trovati un po' in difficoltà, che è successo? Durante la nostra giornata di pesca siamo arrivati ad un punto dove di solito non c'è nessun problema, mentre invece tutto un colpo siamo stati chiamati via radio e invitati a tornare indietro e a dir loro era ormai il nuovo confine. Il caso è un po' politico e un po' diplomatico. La Farnesina dice che per i pescatori non cambierà nulla, ma per i paesi del nord Sardegna questa è una questione di sopravvivenza, anche perché il tratto di mare destinato alla Francia è considerato tra i più pescosi, ricco soprattutto di gamberi e scampi. Io svendo tutto. Per questo paese è assolutamente una questione economica, visto che dalla pesca ci campano circa 30 famiglie. Che cosa guadagna l'Italia da questo accordo? Sicuramente qualcosa sotto banco, ma emerge anche la scarsezza dell'azione politica sul tema della pesca e la dimostrazione di un paese che probabilmente ha perso di vista anche la dignità istituzionale nel difendere i propri confini. Non è il problema che oggi hanno venduto un pezzo di mare e noi ci stiamo zitti, domani posso vendere anche un pezzo della Sardegna, di terra propria.